Questa torre è un manufatto straordinario, visibile da quasi tutta la provincia di Arezzo, perlomeno da tre quarti della provincia di Arezzo. E allora la sua importanza anche strategica da un punto di vista storico e artistico si completa attraverso un'iniziativa come questa, rende fruibile un bel monumento che abbiamo tutti insieme contribuito a restaurare con la speranza che il lavoro fatto fino adesso trovi nel turista, negli aretini, negli italiani un punto accogliente per riscoprire la nostra storia e le nostre origini. Diciamo, non è solo la presentazione del restauro e di quello che è il museo all'interno appunto della Rocca, e quindi in collaborazione con l'associazione Scannagallo, ma vuole essere anche un punto di riferimento per le strutture ricettive qui del nostro territorio, non solo della nostra vallata ma anche della provincia, per avere un punto di riferimento da proporre ai propri clienti, e quindi va nell'ottica non solo della cultura e del turismo, ma anche di poter dare una mano alle attività produttive che sono nel nostro territorio. Una mostra come questa è una mostra viva, nella quale i ragazzi possono venire, provare, toccare con mano gli abiti e le armi, vedere come si maneggia una picca, un tamburo, come ci si veste, come si indossa un'armatura e anche come si usa una spada, sicuramente non per offendere ma per capire realmente quello che voleva dire essere un uomo del 1500. Oggi il turismo, che comunque anche in tempo di crisi è vivacissimo, comunque è un turismo che si muove molto per andare a vedere soprattutto dove c'è una storia viva. Questo si va alla ricerca, non si va alla ricerca di luoghi anonimi, e quindi questo fatto di questo plastico, di tutti i costumi, di tutto quello che sarà presente nella torre saranno molto importanti anche come fattore di attrazione. Io credo che la storia sia una cosa viva e tutto ciò che può essere concreto dal punto di vista naturalmente dei ragazzi, perché a me questo interessa, è sicuramente un elemento in più per comprendere la storia ma anche per proiettarsi in avanti. In fin dei conti i fatti, le passioni, le situazioni sono sempre vive e tutto questo può servire in termini di educazione alla cittadinanza, quindi anche laboratori didattici che potranno aversi all'interno della torre saranno tutti utili per poter farli stare più vicino alla storia, per comprendere il passato e vivere il futuro. Questo è importante.